parte sono estremamente complessi. Di voi è riuscito ad afferrare il messaggio della dottoressa Della Eli e avrà percepito questa difficoltà. Già nel formulare e nell'arrivare a una terapia sperimentale ci vogliono anni. Traslarla dal topo, dal ratto, dall'animale da laboratorio all'uomo, si incontra una variabilità che rende questi problemi drammatici. Ma non sono solo questi i problemi, qua lo voglio dire, i problemi veri derivano anche banalmente da quello che è il succo di tutte queste cose, che se i progetti sono spontanei e sono portati avanti solo da un interesse medico-scientifico, di quattrini ne arrivano proprio pochi, diciamocelo chiaro, sono pochi e non si va avanti molto. Se dietro c'è una spinta che possa essere di interesse farmaceutico-industriale, o di altre nature, i progetti avanzano molto più velocemente. Questa è la triste realtà. Io lavoro su due progetti importanti, uno è una lesione midollare, l'altro è una malattia genetica terribile, si chiama scleroma tuberosa e linfangioleomiomatosi. 7 anni fa avevo proposto una terapia innovativa, risolutiva, ma non c'è nessuna spinta industriale dietro e il progetto non è applicato clinicamente, è applicato clinicamente una terapia studio in fase 3 con un farmaco perché è scritto da una multinazionale. Noi abbiamo dimostrato 10 anni fa che questa nostra terapia sulle cellule umane è molto, molto più efficace, eppure non va nessuna parte. Questa è la realtà del mondo moderno, che applicare una nuova terapia, che essa sia cellulare o farmacologica è molto più semplice, ovviamente, come avete capito da quanto io ho detto Vescovi, implica degli interessi e delle difficoltà che non sono solo tecniche e applicative nostre, sono problemi che derivano dalla nostra società, da come essa organizzata e come essa gestita, cioè i bisogni e le necessità non sono in effetti prioritari. E ve ne mostro un esempio. Andiamo avanti sui costi, eccetera. Qua vi voglio vedere un vecchissimo grafico, questo ha più di 10 anni. Vi mostra come le lesioni midollari a un paese costano 10 volte i tumori. Per costo non si intende il costo globale alla società, cioè alla famiglia, alla persona, alle spese, eccetera. Tutto. Se sono studi americani, non falliscono. Se guardate sotto i numeri, che sono pure vecchiotti, del 2007 e 2008, un paziente con lesione midollare costa milioni. Quanti soldi vengono dati alla ricerca? Quanti progetti sono sostenuti? Anche se pubblichiamo su tutte le riviste l'eritropoietina, che è l'unico farmaco testato, inesseramente è italiano, non ha un fuori nulla. Cioè, questa è una realtà importante. Io dissi queste cose 5 anni fa al ministro di allora, ma non venne fuori nulla neanche allora. Quindi, cos'è una lesione midollare? Capire cos'è una lesione midollare vi indica la difficoltà. Cioè, 20 anni fa tremavo a studiare questo problema. Ora sappiamo qualcosina di più. La lesione midollare, come avete visto prima dalla rappresentazione dell'essere Redaelli, è un fenomeno estremamente complesso che inizia, quella traumatica almeno, inizia da un momento acuto, meccanico, quindi un danno tissutale meccanico, che può essere lacerante, contundente o una pallottola, eccetera. Ma questa azione acuta è seguita da un processo estremamente complesso. Qua non leggete tutto il dettaglio, ma vedete una decina di frecce. Queste decine di frecce che vanno in tantissime direzioni, non solo quelle, convergono su un progresso, su un allargamento della lesione, che è la vera causa del danno successivo. Quello che si osserva nel paziente è difficilmente ricostruibile al primo, ma è riconducibile primariamente al secondo, cioè all'allargamento della lesione. La dottoressa Redaelli mi diceva prima: bastano tot migliaia di fibre nervose funzionanti nel midollo spinale per ottenere una buona attività fisiologica. È verissimo, è stato sperimentato, abbiamo lavorato, cioè dopo 20 anni dei lavori di Windle fece questi lavori negli anni 60, dimenticati, io li ho ripresi dopo 20 anni e poi anche altri, è verissimo.
basta avere alcune decine di migliaia di assoli funzionanti. Il problema è che per essere funzionanti devono essere propriamente strutturati per condurre l'impulso nervoso. Quindi un concetto importante per la freccia non è di fare qualcosa. Il concetto nell'acuto è questo. Nell'acuto è estremamente importante intervenire a questo livello, cioè nelle prime fasi. Prima la dottoressa diceva che bisogna intervenire entro le 6-7 ore, è verissimo. Bisogna impedire che si allarghi questo processo. Nel giro di un'ora dalla lesione, tutto il processo infiammatorio acuto, che si misura in laboratorio misurando certi reattivi chimici, alcuni sono già le stelle, altri partono dopo 8 ore, altri dopo un giorno, altri dopo 3 giorni, c'è chi scende, chi rimane, ma è un sistema che si autostimola e tende ad allargarsi in continuazione. Se uno interviene con un bloccante specifico, bloccando uno di questi agenti, si spegne tutto, perché è una macchina autostimolata. Questo noi l'abbiamo dimostrato, e anche altri dopo di noi, che se uno interferisce con queste produzioni di infiammatorie, il processo cessa. E da questi studi è venuto fuori il concetto che ha portato all'eritropoietina. Cioè, scusate, andiamo avanti, sono andato indietro, ho sbagliato la freccia, eccole qua. Poi queste sono le pubblicazioni in quegli anni. Come ci siamo accorti dell'eritropoietina? L'eritropoietina è nota a molti di voi, presumibilmente, perché è l'ormone prodotto dal rene per tenere alti i globuli rossi. Era il doping utilizzato da molti atleti, quali aumentavano la loro resistenza alla fatica aumentando i propri globuli rossi. In realtà l'effetto dell'EPO non era dovuto ai globuli rossi, ma a quello che vi dico adesso. Il doping non è dovuto a questo. Se voi guardate questa figura, vedete un sacco di macchie rosse, questo è un midollo spinale, scusate, nere, questa è la sua struttura, c'è tutte queste cellule, sono tutte nere. Cosa vuol dire? Che producono eritropoietina. Noi ci siamo accorti 10 anni fa, siamo accorti 12 anni fa, che il cervello, come il rene, produce eritropoietina e la sua produzione è in funzione della tensione di ossigeno. Il nostro rene fa uguale, quando la tensione di ossigeno va giù, lui produce eritropoietina e si fanno più globuli rossi. Uno va in montagna, respira l'aria buona, ma non gli fa bene l'aria buona, gli fa bene la pochezza di ossigeno. L'ossigeno ridotto stimola l'eritropoietina, ma non la stimola solo nel rene, la stimola nel cervello. Quei ciclisti che se la facevano durante le gare sulle Dolomiti, ce l'avevano per fare i globuli rossi che arrivano dopo 3 settimane. Il doping funzionava il giorno dopo perché era cerebrale. E in questo midollo, questa è la cicatrice col contenuto della lesione, ma per quanto sembri nero, lì sembra vuoto, ma non è vuoto, perché è una reazione immunistochimica, ho colorato in rosso l'astroglia reattiva e quindi tutto il midollo è rosso, meno che il contenuto lesionato, perché però non c'è glia reattiva. Cosa c'è? C'è i macrofagi. È tutto un reticolato di macrofagi. Quando si mettono queste cellule staminali, le vedete qua, di fatto i macrofagi scappano. Qua vedete, sono tutte le cellule, dopo 6 mesi, e i macrofagi vanno via. Lo vedete anche qua, mi dispiace per il colore. Vedete che i macrofagi scappano e il midollo viene recuperato e c'è una rigenerazione assonale, una rigenerazione che è dovuta a assoni colinergici e assoni contenenti serotonina. Purtroppo, dove sta il problema del lavoro sperimentale? Perché non dovete farvi ingannare in un topo lesionato dopo 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi. Che per fare questi esperimenti si fa, non è come nell'uomo, si fa una laminectomia, cioè si asporta la parte ossea che ricopre il midollo. Quindi rimane solo la base. Questa è fragile, non porta più il midollo. Finché si lavora un mese e mezzo, la parte muscolare che ricopre il midollo dà forza sufficiente all'animale
per cui ha una stabilità fisica e il comportamento, la camminata è abbastanza regolare. Col tempo la parte ossea si piega e il midollo si piega, per cui le valutazioni a 6 mesi, 10 mesi sono buone se le faccio dal punto di vista dell'NMR, ma non vanno bene se io faccio un rapporto comportamentale, perché non, come vi dicevi, c'è la compressione radicolare, dei nervi. Adesso cosa stiamo facendo per avere dei dati seri? Si sta facendo delle protesi tipo cono, cioè è per forza, se abbiamo fatto una gabbietta di metallo che tiene stabilizzata la colonna sotto e sopra, però ragazzi, farò più un poco e con un lato se la sparassi. Però i colleghi che conosce a San Paolo lo stiamo facendo e sembra che le cose vengano confermate. La diversità dove sta dalla lesione acuta alla lesione cronica? Qua va detto chiaro. Chi nella lesione acuta, quando io somministro un evento, una sostanza o cellule protettrici, io ho un progressivo recupero nel tempo. Perché? Perché contengo il danno prioritario. Quando vado nel cronico, io vado a recuperare una situazione cronicamente lesa. Banalmente, la mielina, la guaina che riveste gli assoni intatti. Perché questi assoni intatti non conducono? Perché la mielina non è messa propriamente, cioè non hai i nodi di Ranvier, cioè questi spazi della conduzione propriamente organizzati. Non essendo propriamente organizzati, io quello lì non riesco a rimielinizzarlo, perché lo è già, ma è una mielinizzazione che non serve. Cioè, in parole povere, quando va via la guaina, i canali che sono ristretti in questi punti di conduzione si spargono. E il neurone a monte percepisce che c'è uno spargimento. Quando rimielinizzano, se a tempi tardivi, rimielinizza casualmente e il meccanismo di riposizionamento dei canali non è più corretto. Quindi occorre un passo ulteriore. Cioè, nel cronico è sicuramente possibile fare un guadagno. Sicuramente, se troveremo il trapianto giusto, le condizioni giuste. Dire che questo guadagno sarà progressivo, bisognerà che siamo in grado di ottimizzare questo e nel cambiare la riguainizzazione sbagliata e rimetterla giusta. Perché di fatto anche nell'uomo nel giro di 2 mesi si è rimielinizzato tutto, eh? Non è che possiamo pensare di trovare vie non mielinite. Si è rimedizzato male. Cioè, questa è la verità. Cioè, noi dobbiamo essere in grado di percepire questo, di farmacologicamente, la farmacologia non è morta. In futuro abbiamo bisogno di farmaci per riottenere questo e magari con l'aiuto delle cellule staminali. Grazie.